Quello che non ho è una camicia bianca. Accolgo molto volentieri l'invito di Giglioli ad occuparci di sinistra e pedagogia e racconto anche che nel 2006 ci è venuta la strana idea di mettere in relazione invece sinistra e psichiatria a noi, chiamando forse il più eretico degli psichiatri e psicoterapeuti che esista in Italia e nel mondo. Massimo Fagioli è un medico, psichiatra, psicoterapeuta, devo dire discussissimo, ma lui lo sa, lo posso dire. Se la sinistra è laicità, ecco, questo è uno dei casi in cui la sinistra ha dimostrato meno laicità che fosse possibile, diciamo così. Il suo nome scatena delle reazioni a volte per me veramente incomprensibili. Vi dico pochissime cose che ci hanno indotto a offrirgli queste famose due pagine sul Left che tutti ci rimproverano incomprensibili, anche noi lo rimproveriamo da 9 anni quasi. Ha detto un paio. Ricordatevi, la sinistra e laicità. Abbiamo provato a mettere insieme sinistra e psichiatria, è importante sinistra e pedagogia. Ha detto un paio di cose, Fagioli, che ci hanno convinto 9 anni fa a dargli uno spazio. E posso dire con orgoglio che siamo l'unico giornale in Italia a darglielo, fisso, settimanale, una sorta di goccia cinese. Allora, una cosa che ha detto Fagioli, che ci ha incuriosito tantissimo, è che il bambino non nasce polimorfo e perverso e il suo primo desiderio non è di uccidere il padre e violentare la madre. Penso che lo abbiate pensato tutti nella vostra vita, guardando i vostri figli quando sono nati, non avete pensato che erano polimorfi e perversi, eppure è la cultura nella quale cresciamo. Fagioli, credo che Fagioli venga così maltrattato dalla stampa e da certa sinistra, perché si è inventato questa roba dell'analisi collettiva che poi un giorno ci spiegherà, difficile senz'altro da capire, perché scrive su Left perché Fagioli, a dire il vero, scrive tantissimo di sinistra, proprio è fissato con la sinistra, è sempre stato di sinistra, non capisce perché la sinistra non fa una ricerca sulla realtà umana, e credetemi che la laicità c'entra tantissimo. Allora vi dico 3 cose, poi lo lascio parlare. Parla di rivoluzione, una lotta, scrive, nel 2008 senza armi, una rivoluzione di pensiero e di parola. Nel 2010 sostiene che per far rinascere la sinistra è necessaria una ricerca per il superamento del comunismo. Nel 2010 insiste: se la politica è solo idea della soddisfazione dei bisogni, non si distingue in niente dal pensiero cristiano. Sempre nel 2010 dice: le idee nuove spingono a perseguire la realizzazione umana, ovvero lo sviluppo del pensiero. E quest'anno ha caricato un po', diciamo, la partita, e a Corriere della Sera, che ha pensato bene di intervistarlo, di rompere quel silenzio, quel muro del silenzio, dice: io vorrei un partito rivoluzionario che faccia ricerca sulla realtà umana. Allora, a Fagioli avevo chiesto di parlare della parola rivoluzione, ma aggiungo, visto anche il giovane O'Johnny, la parola coraggio e la parola eresia, forse, che vuol dire pensare diversamente. Quanto coraggio occorre per pensare diversamente? Bene, sì. Ecco. Mi pare che sia la frase con cui iniziò il famoso libro di ormai 45 anni fa,
pensato 50 anni fa. Occorre indubbiamente coraggio. Già. E non so che cosa volessi dire quel tempo, già lì avevo cominciato a scrivere un po' a vanvera, cioè come veniva. Sì. Ed è venuto perché certe cose a me sembravano ovvie, molto ovvie, come forse per quello che dicevo stamattina. Perché avevo capito forse prima di diventare psichiatra la storia della negazione. Questa faccenda della menzogna cosciente però aveva una matrice e una radice dentro, per cui si formavano delle immagini oniriche false, che non corrispondevano alla realtà. E poi fatto questo, fatto il rifiuto, e non la negazione, ho scoperto che poi invece ho visto che si possono fare delle immagini, che è un pensiero, che riesce a vedere e non comprendere, perché qui non bisogna arrivare al pensiero verbale, vedere cose che la coscienza non vede, specialmente nella realtà umana, che ha questa dimensione di realtà non materiale del pensiero. La cosa non ce l'ha. La cosa che noi percepiamo, l'oggetto più o meno metallico, più o meno microfono o fino al corpo, la realtà biologica, non ha questa realtà interna che la coscienza con la ragione non ha mai capito. E invece io ho pensato di andare a fondo a vedere questo partendo, ve l'ho confessato un po' prima, dal problema della malattia mentale. Nei lontani quasi 60 anni, mamma mia, e io vedevo quelli che si chiamavano, in verità si chiamavano ospedali psichiatrici, però nel linguaggio popolare si chiamavano manicomi, eccetera, ricoveri, persone escluse dalla società, e che appunto perché non esisteva nessuna cura, nessun pensiero di cura, perché non so, i medici erano arrivati e stavano arrivavano a scoprire gli antibiotici, eccetera, a portare il livello di sanità del corpo, livelli ottimi di sanità del corpo quando si trattava di mente. E poi è venuto fuori erano quei tempi quando io già lavoravo per affrontare questo problema umano, la storia del focaltismo, dell'esistenzialismo, eccetera, per cui la malattia mentale non esiste, la realtà umana è quella. Quella che chiamano follia non è pazzia, è natura umana normale. Io ho detto, ma questi sono pazzi. Eppure tutta la cultura, almeno ormai saranno 80 anni, è questa. E nessuno la mette in discussione, specialmente la sinistra. E adesso qui per breve, non voglio mica trattenervi molto, la storia dei diritti civili. Passo subito alla storia dei diritti civili, perché li posso vedere e dirvi quello che c'è a monte e tutte le lotte laiche per ottenere queste libertà personali, per riconoscere agli individui un intelletto per cui possono decidere loro quello che vogliono fare, specialmente nella storia del rapporto uomo-donna e della sessualità. E non so se dire prima questa, no, forse è meglio che la dica dopo. Prima questa cosa della eterologa, fecondazione assistita, eccetera, eccetera. Perché questa cultura cristiana vuole controllare il movimento dei gameti, il movimento della... Devono stabilire loro come funziona, qual è la verità. No, per cui chi ha detto che sono stati magistrati a dire no, l'eterologa è un diritto, eccetera. E abbiamo ottenuto questo. Ma è sufficiente?
oppure non è sufficiente. E non sa il caso, bisogna pensare che c'è a monte? Ecco, faccio questo collegamento con quello che poi ha ripetuto Elda. Cioè, che... No, cioè, tu questo non l'hai detto. Hai detto la storia dei bambini, eccetera, ma non hai detto che viene sostenuto come cosa non negoziabile che la vita umana comincia con lo zigote, con l'unione dello spermato, con la concezione. Che significano? Significa che l'identità umana è la realtà fisica. Significa che uno ci nasce in un certo modo, più o meno biondo, più o meno alto, più o meno basso, più o meno con gli occhi azzurri, eccetera, e quello rimarrà per tutta la vita. E poi ci sono quelli che poi, geneticamente, hanno la pelle nera, o ce l'hanno gialla, o hanno gli occhi obliqui, e quelle sono razze diverse. Allora, quando si tratta di affrontare e dare la liceità dell'eterno, allora non si tratta, scusa, di fare soltanto il pensiero che lo fanno perché quelli che possono economicamente, eccetera. No, no, no. Qui c'è dell'altro, che il fatto genetico è un fatto di realtà del tutto secondaria sulla realtà umana. Non conta niente che uno sia biondo o moro. Non conta niente la stupidità violenta di dire che l'identità umana è fatta delle caratteristiche fisiche, a parte che porta al razzismo più totale e nazismo, per cui se uno è moro è nero di pelle, è un essere inferiore, beh, è chiaro, e bisogna distruggerlo, no, no. Ma evita, perché questo che è impotenza, non sono mai riuscito a capire niente come funziona la realtà mentale? Già. E allora questo che è stato detto pure, l'ha detto il professor Masini, non è importante prima scoprire che gli esseri umani hanno di fondo un'uguaglianza totale. Siamo tutti, perché la nascita è uguale. Non c'è nessunissima differenza tra il cinese, il nero del Congo, l'americano e l'eschimese. La dinamica per cui dalla realtà biologica compare, nella realtà biologica compare la percezione, si forma il pensiero, non è lo Spirito Santo che scende dal cielo, è un fondamento per poi poter procedere ad ogni democrazia, ad ogni uguaglianza, questo discorso dell'uguaglianza. Se no, i diritti civili diventano o conquiste perfettamente inutili. Quindi, il rapporto, quello che conta è il rapporto uomo-donna. Ed è lì che poi la nascita biologica dell'individuo si potrà sviluppare, formare e sviluppare. Chiaro? Oh. E quindi quello che conta è quello. Bisogna considerare che invece c'è una cultura di... Con questa mostruosa alleanza, l'ho detto anche stamattina, sarà anche di 5.000 anni. L'alleanza per cui poi l'identità è umana è quella razionale, l'ho detto stamattina. La mente di fatto esiste, quella di prima non esiste. Oppure, bene, qualche scienziato americano dice che è un pensiero deteriore. Beh, Platone diceva che è una realtà animale, per cui il bambino non è un essere umano. C'è questa cultura che nessuno combatte a sufficienza. Si dà per scontata, per cui si pretendono regalini di 80 euro di ottenere che la magistratura, eccetera, ma non si affronta veramente il problema in questo modo. Diciamo pure anche la storia della laicità. Questa storia, e in particolare quello che è stato detto, questa polemica internazionale. Ve lo racconto magari a livello personale, che vi confesso quello che mi sta succedendo, che di fronte a questa storia del matrimonio, un matrimonio, un matrimonio, ma a me sto Alfano
mi ha fatto incazzare in una maniera mostruosa. Anche se gli imbecilli servono. Perché questo è un fascista mostruoso. E cosa mi ha fatto ricordare? Che a 4-5 anni, per caso, fui portato in una macchina di un federale fascista. Io vomitai tutto nella macchina. E mi ha fatto ricordare. Purtroppo sono nato in epoca fascista, eccetera. Adesso è successa una cosa strana. Che di fronte a questa cosa, per cui gli omosessuali, che c'entra? Perché omosessuali sono liberi cittadini uguali agli altri. Se rispettano il codice penale, hanno tutti i diritti degli altri, che cacchio vuol dire? No, tu non ti puoi sposare. Nella Costituzione, falsi, bugiardi, non c'è scritto che deve essere tra uomo e donna. L'articolo 29 dice il rapporto naturale. Quindi se due persone adulte vogliono vivere insieme, ci sono un miliardo di persone, due studenti che per risparmiare soldi vivono la stanza insieme, fratelli e sorelle più o meno anziani che convivono, eccetera. Che cosa facciano poi nel letto o sotto al letto? Che cosa cazzo frega a Alfano? E poi così, aspettando, è venuta fuori una certa storia, forse lo dico dopo, che ho fatto un movimento un po' così, in genere sono un po' un tipo un lupo solitario, ma insomma, ho avuto un rapporto, intendiamoci, per carità. No, così proprio di gentilezza, di simpatia, come dire. E per cui poi ho fatto, è comparsa un'immagine di donna. E dopo tre settimane, ho avuto un raptus psicotico. Stavo lì seduto, si festeggiava il compleanno di un bimbo di 2 anni. E a me mi è piaciuto, ho visto una ragazza. La mia età non dovrei, perché c'è una certa età quella. Ma aveva un movimento. Si era messo, furbo, un impermeabile, cacchi, no? Come quello di Humphrey Bogart. Con la cinta, capito? Le spalle. Cazzo! Mi ha rievocato tutta la giovinezza, quando c'era Lorraine Bacall, eccetera, eccetera, è chiaro. Tutta la storia, Casablanca, no? Terrifiche, Bergman, tutte cose terrificanti. Ma la cosa sconvolgente era il modo come si muoveva. Magra! Tanto che mi ha provocato, ma ho vinto, Fai il medico, di che quella sta alle soglie dell'anoressia. Non l'ho pensato, perché è stato preso dal movimento. Il modo come girava su se stessa, quale fosse i piedi di una ballerina. Non lo posso ripetere, se no casco per terra. E io, dopo tanti anni, una terribile malattia. Che è successo? Qualcuno? Andate a vedere? Una terribile malattia che mi ha portato a prenotare la tomba, il forno crematorio per essere bruciato,
eccetera, ho ballato dopo questa, avevo ballato dopo questa malattia. E ho visto queste gambe, si chiamano gambe, quelle sopra sono le cosce, parliamoci bene, le gambe che si muovevano disegnando una cosa. Ero alla festa, ero alla festa del bambino, in un certo momento ho avuto il raptus psicotico. Devo disegnare. Datemi la lavagna, no? C'era una lavagna dei bambini di gioco. Datemi la lavagna, che devo disegnare. Gentilmente il super prof dice, se c'è un, mi pia uno straccio di blocco da cartaccia. E dico, dammi un pennarello, e mi dà uno straccio di pennarello, di quelle robette da una lira per i bambini, eccetera, e faccio un disegno, un profilo di donna. Io gli ho detto una cascata azzurra. E la direttrice di Left mi ha concesso licenza. D'accordo? Di metterlo su Left nei prossimi numeri. La domanda per voi è: quanto c'entra questa arrabbiatura per i diritti degli omosessuali a questa realizzazione di un'immagine di donna che è venuta fuori così, a mo' di raptus, e come è venuto fuori il vomito per i fascisti? Basta. Quello che non ho è una camicia bianca.